Buongiorno pedalatori, benvenuti per Prati per Roma e oggi per film. Bene, oggi andiamo a seguire le tracce di un altro film diventato iconico nella filmografia italiana, che racconta della classe borghese nascente che si andava consolidando tra gli anni 70 e gli anni 80. È stato ideato, scritto e interpretato da quello che fu un grande attore, Paolo Villaggio. Già avete capito che parliamo oggi di Fantozzi contro tutti. E lo facciamo partendo da qui. Stadio Olimpico, Villaggio Olimpico, perché la prima scena che andremo a rivivere è esattamente dall'altra parte del ponte, quindi da quella parte. Ah, a proposito, passeremo in un sacco di punti molto interessanti di Roma. Se volete sapere di più e avere un bel commento durante questo tour, seguiteci sul nuovo podcast. Parlate di me. Voglio fare un fantoccio, voglio un fantoccio io. Scusi, fini, ma dove la? Ed eccoci arrivati al tragico appuntamento di ogni borghese medio, la settimana bianca del luogo esclusivo. Siamo appena sbarcati a Ortisei. In realtà non siamo Ortisei, siamo arrivati alla stazione dell'acqua acetosa. È stata girata qui, la scena è stata girata qui, l'acqua acetosa, lungo la linea tra Roma e Viterbo. È una stazione molto carina, non assomiglia per niente a quella di Ortisei, ma siamo qua. Bene, dopo aver visitato la stazione di Ortisei, andiamo verso la Coppa Cobra, ma prima andrei a prendere un caffè con Utopia, un po' di acqua acetosa. Venite a vedere e scoprire quest'altro luogo. Bene, qui dietro la stazione dell'acqua acetosa c'è un altro luogo interessante dove è stato girato un altro film. Vuoi scoprire quale? Beh, iscriviti al canale, metti il like, attiva la campanella e vedi quando uscirà il nuovo film. Tac! Qui. Siamo alle spalle di Piazza Mancini. Ed eccoci qua davanti alla mega ditta. Il nuovo mega direttore galattico è un appassionato di bici e gli impiegati, per compiacerlo, decidono di fare una sgambata fuori porta dove Pinerolo 1600 km, che vuoi che sia 1600 km, Pinerolo, se ti è ragioniere, dove è la macchina? Qui dietro, stasera telecomando B, rozza e rotto libero, la carico qua, presto, pronti, pronti, hop, e vabbè, Pinerolo alla bersagliera, qui alle mie spalle la mega ditta, oggi un palazzo dell'Enea, ed è da qui che parte la gita a Pinerolo. Cari pedalatori, eccoci giunti a un'altra location mitica ed è la partenza della Coppa Cobra. Siamo sul Forte Antenne. Perché si chiama Forte Antenne? Penserete voi per l'utilizzo che se ne fece dalla Seconda Guerra Mondiale per stazioni radiotelegrafisti, antenne e così via. Ma come niente. Qui c'era, parliamo del 7-800 a.C., una popolazione chiamata gli Amtennati, dalla località nella quale si trovavano Amte Amnes, di fronte ai fiumi. Infatti qua giù, poco più giù, c'è l'innesto dell'Aniene dentro il Tevere. Volete sapere di più e scoprire qualcosa anche sul famoso Ratto delle Sabine? Scrivetevi al podcast. Adesso vediamo di partire. Lì c'era la tribuna, di qua c'era il pubblico, l'ambulanza, il carro mortuario e partenza della Coppa Cobra. Bene, siamo lungo Colle del Diavolo. No, in realtà siamo sul curvone della strada che da Villada sale a Forte Antenne. E su questo stesso tratto di strada viene girata sia la parte in salita sia la parte in discesa con il volo attraverso il cartello. Salendo a Colle del Diavolo comparivano i primi segni di sofferenza. Occhio pallato, lingua felpata, asfissia. Bisognava vincere con il mezzo, anche il più sleale. E quindi... Bumba! Che fa ragioniere, va in fuga? No, freni rotti!
sesso diabolico nell'amplesso, sproporzionato per quanto guarda porzioni di sesso, e se trovo la donna giusta me la pappo come una aragosta. Qui siamo a Testaccio, di fronte a quello che era il panificio di un bellissimo butterato 35enne, ovvero Checco, il panettiere per il quale Pina, la moglie di Fantozzi, si prende una cotta e comincia a acquistare valangate di pane. Beh, la cosa curiosa è che fino a poco tempo fa questo negozio continuava a essere un panificio. Bene, adesso andiamo verso l'ultima location del film che analizzeremo oggi, davanti alla casa dei Fantozzi, e ci spostiamo di 40 metri. Là. Beh, ragioniere, il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge. Ho buttato giù questi 20 km come fossero un bicchiere d'acqua. Mi sento i muscoli tutti sciolti. Siamo a Testaccio, di fronte a questo edificio degli anni 20, costruito dall'Istituto Case Popolari per la nascente classe impiegatizia di Roma. Ed è qui la casa di Fantozzi in questo film. E dentro c'è un bellissimo cortile dove è ambientata la scena finale, e oggi a Fantozzi dice bene perché il cielo è nuvolo e la scritta non si vede. Sono un uomo riuscito, più o meno. Cosa mi manca? Ho una casa fantastica a equo canone, una moglie fedele, una figlia bellissima, telecomando il fondino a 99 canali. Che vuoi di più della vita? Sono felice, voglio giocare. Fantozzi oggi viene preso come esempio di uomo piccolo, di sfigato, di persona certamente non molto figa. Eppure negli anni 80 stavamo all'apice della parabola della nascente borghesia, e quindi il fatto di poter avere una casa, una famiglia, un lavoro stabile consentiva di condurre una vita normale e anche levarsi qualche sfizio, come per esempio le tragiche settimane bianche e le spacconate di Galboni. Oggi tutto questo non è neanche tanto più possibile, quindi chi ha una casa, una famiglia, un lavoro fisso, oggi sarebbe fortunato. Ha messo un like, come umano lei, grazie! Mi raccomando, iscrivetevi al canale, siate umani, vado a casa.